Dai nostri studi andiamo a Favignana, nelle isole Egadi, dove è tutto pronto per la stagione estiva. Ci colleghiamo in diretta con Carla Falzone. Buongiorno Carla. Sì, buongiorno Deborah, siamo in diretta da Favignana, arcipelago delle Egadi, in particolare dalla spiaggia Praia al porto, l'arrivo dei primi traghetti agli scafi della giornata, quindi l'isola che si sta risvegliando. Favignana è un'isola straordinaria che ogni anno accoglie migliaia e migliaia di turisti da tutto il mondo e che offre, sa offrire diversi itinerari, non solo dedicati al mare, ma anche alla cultura e al trekking, alla scoperta dei sentieri più interni. Alle nostre spalle l'ex stabilimento Florio per la lavorazione del tonno, uno splendido esempio di architettura industriale che da pochi giorni ha riaperto le sue porte ai visitatori e insieme a Villa Florio, poco distante, realizzano un circuito alternativo per visitare l'isola. E qui con noi Nicolò Ponzà, che è una guida esperta. Nicolò, quando i Florio sono arrivati a Favignana e che cosa hanno portato? I Florio arrivarono nel 1874, acquistando l'intero arcipelago, perché loro in realtà erano dei grandi industriali ed erano interessati alla pesca del tonno. In particolare, le tonnare di Favignana e Formica erano quelle che pescavano più in assoluto e quindi pensarono di realizzare qui la fabbrica per la conservazione del tonno, la fabbrica più grande a livello europeo per la conservazione del tonno sott'olio. Quindi nasce qui la conservazione del tonno. I Florio, quindi all'interno avvenivano tutte le diverse fasi della lavorazione. Sì. Praticamente tutte le fasi della lavorazione del tonno avvenivano all'interno della fabbrica. Il tonno veniva pescato proprio qui di fronte, al porto, praticamente, e quindi subito pescato e portato nel luogo di lavorazione. Poco distante Villa Florio, che era la dimora estiva. Come mai è stata realizzata e che tipo di stile architettonico? Allora, fu realizzata da sempre per volere di Ignazio Senior, che sul progetto di Damiani Almeida, inizialmente prevista su due elevazioni, ma per volere della moglie, fu realizzata una terza perché voleva avere la vista sull'Evanzo. Realizzata in stile neogotico all'esterno, mentre l'interno era uno stile Liberty, come architettura di quel tempo, realizzata tra il 76 e il 78. Quando i visitatori possono entrare e godere di questo itinerario? E i visitatori possono già visitare adesso la struttura, è aperta tutte le mattine dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Un'isola di Favignana, dicevamo, con tanti percorsi diversi, tanti itinerari, l'economia dell'isola, certamente la mattanza e la lavorazione del tonno, ma non solo, sono tante le cave di tufo, ormai dismesse, che nelle vie più interne sono ancora ben visibili. Tra queste ce n'è una speciale che noi abbiamo visitato, dove è stato realizzato un particolarissimo giardino al suo interno. Vediamo il servizio. Dalla pietra scavata le foglie verdi delle felci e gli agrumeti, a ogni passo uno scorcio sulla natura rigogliosa che cresce all'interno di questo giardino, nato in una ex cava di tufo dell'isola di Favignana. Questo è un giardino particolare perché qui si è recuperato, bonificate le cave per riutilizzarle a giardino e questo connubio tra la natura e l'artificio genera, diciamo, bellezza e un luogo appunto che va conosciuto per conoscere la storia dell'isola, la storia delle Egadi. A crearlo Maria Gabriella Campo, palermitana, figlia di un minatore, si trasferisce sull'isola negli anni 60 quando sposa un favignanese e partendo da una piantina di margherite che piano piano realizza il suo sogno di bellezza fiorita. A curarlo oggi il figlio Nino. Decide di realizzare qualche aiuola fiorita intorno alla casetta, appunto per darsi qualcosa da fare, perché mio padre è un costruttore, è stato un costruttore e quindi lavorando più ore al giorno rimaneva spesso solo in casa.
Alcuni alberi hanno 40 anni, le loro radici hanno trovato spazio in questo ambiente fatto di pareti rocciose, per questo la scelta di chiamarlo Giardino dell'Impossibile. Gli amici le dicono, le suggeriscono di evitare di smettere questa operazione inutile, perché le piante non possono crescere in mezzo alla sabbia, perché la calcarenita è sabbia. E quindi questo, quello che lei stava facendo, era un'operazione impossibile. Qui la vegetazione fiorisce al riparo del vento dell'inverno, un ecosistema unico che si è creato negli anni grazie alla tipicità del terreno. Questa è calcarenite, è una pietra bioclastica, è sabbia, conchiglie, quindi le conchiglie sfaldate in sabbia e in depositi stratificati. Io ho un microclima particolare perché evidentemente l'umidità che arriva da sotto riesce a riparare dal vento, dalla salsedine, quindi è come se fosse una piccola serra naturale. Accanto alla macchia mediterranea convivono 400 specie da Sud America, Africa e Oceania, un tuffo tra colori e profumi. Ed è un piacere, ad ogni metro scopriamo qualcosa di nuovo, qualcosa di assolutamente insolito. È tutto accompagnato poi da fiori e piante che in realtà così, si trovano così bene, convivono così bene in questo ambiente che è un continuo sorprenderci, è bellissimo veramente. È una passeggiata di storia, cultura e amore proprio per la natura, ecco perché amo lavorare qui, proprio perché è una novità ogni giorno, perché le piante ti regalano questo ogni giorno. Eccoci, ritornati sulla spiaggia Playa di Favignana. Dicevamo, la stagione turistica è proprio entrata nel vivo, tanti gli itinerari alternativi al mare, come quelli più culturali, dai festival della letteratura alla musica. Il sindaco Francesco Forgione, qual è l'offerta pronta per i turisti per quest'estate? Ma una serie di eventi che cominciano già questo mese, il 23, con l'inaugurazione di una grossa mostra internazionale sull'arte e il carcere. Favignana è l'unica isola carcere ancora con un penitenziario attivo, 100 artisti da tutto il mondo, e poi il Marittimo Film Festival, e poi ancora il Festival del Noir Mediterraneo a Favignana, il cartellone degli eventi a Levanzo, insomma un'offerta anche di carattere turistico-culturale, per valorizzare la storia, la bellezza e il patrimonio di queste isole. E certo, i problemi non mancano, soprattutto quello dei trasporti. Noi chiediamo un aiuto perché c'è un grande afflusso turistico, dobbiamo garantire accoglienza a chi sceglie di visitare le nostre isole, ma anche la tutela dei servizi e la raggiungibilità per i nostri concittadini che spesso si trovano fermi alle stazioni navali perché non trovano posto. Ma insomma, l'isola è pronta per accogliere. Appello vorrei fare ai turisti che visitano le nostre isole: aiutateci a mantenere queste bellezze pulite, aiutateci, perché il problema dei rifiuti ormai è un problema drammatico per tutti. Tutelare la bellezza e il territorio è la sfida che ogni giorno noi dobbiamo affrontare. Grazie sindaco, il sindaco parlava al plurale perché ricordiamo le Egadi sono composte da 3 isole, Levanzo, Marittimo e Favignana. Tra i percorsi dicevamo anche il trekking alla scoperta dei reperti archeologici. Siamo stati sull'isola di Marittimo a visitare il castello di Troia. Vediamo il servizio e poi la linea può tornare allo studio. Il borgo di Marittimo scompare alla nostra sinistra. Dal mare, la più occidentale delle isole Egadi, mostra le sue bellezze nascoste, fra cui la Grotta del Cammello, chiamata così perché fra le rocce a un certo punto sembra di vedere la testa di un cammello. La vera ricchezza di Marittimo è sotto il mare. Sì, questa è l'area marina protetta più grande d'Europa, 56.000 ettari di protezione. La bellezza sta proprio nella ricchezza. Una maschera, un boccaglio, si va giù per poter ammirare la variegata differenza di colori che si possono trovare fra i labridi, fra gli sparidi, ma anche fra i serranidi. Molti con una livrea differente fra maschi e femmine, dunque con dei colori molto accesi, il verde, l'arancione, il rosso, il rosa. Dopo la Grotta del Tuono arriviamo a uno dei 4 vertici di quest'isola che sembra avere la forma di un rosso.
rombo. Siamo ai piedi di Punta Troia e vediamo il castello che la domina. È uno dei principali punti da cui il Mediterraneo veniva controllato. Nasce infatti nel IX secolo a.C. come torre di avvistamento saracena. Prime modifiche strutturali vengono effettuate intorno al 1100 da Ruggero dei Normanni, che crea la prima fortificazione. Soltanto però con gli spagnoli, quindi già siamo intorno al 700, viene edificata la struttura che adesso è visibile. Fu utilizzata prima di tutto come appunto una zona di avvistamento, divenne una fortezza e poi una prigione. Nella spiaggetta di Scalo Maestro i turisti si godono il primo sole di giugno. Io vengo da Verona, la prima volta che vengo nell'isola di Marettimo e sono folgorata dalla sua bellezza, che ieri abbiamo fatto un giro con la barca tutta attorno e... una meraviglia, un paradiso terrestre è questo, è bellissimo. Bella anche a piedi. Oh, bellissima anche a piedi, più faticosa. Ci si muove con le barche che fanno da taxi, ma c'è anche chi per arrivare al castello ha affrontato un'ora e passa di camminata. Poi al ritorno facciamo il giro col battello, facciamo tutto il giro dell'isola. Saliamo verso il castello che ha 116 metri d'altezza. Restaurato nel 2011 con fondi europei, avrebbe bisogno di una manutenzione. Il custode Giovanni Scaduto ci apre la porta. È un museo delle carceri piano inferiore, invece piano superiore l'osservatorio della Foca Monaca. Museo delle carceri che durante il periodo borbonico è stato adibito a prigione, una delle prigioni più dure durante il periodo borbonico. Il più importante recluso è stato Guglielmo Pepe, figura molto importante sul reggimento italiano. Quasi tutte le cisterne d'acqua svuotate adibite a prigioni. E dal 2021 il castello di Punta Troia ospita un bellissimo arrosto della battaglia dell'Egati. Il giro dura una mezz'oretta, dall'anno scorso il biglietto a pagamento, c'è un ticket di 4 euro. E quando è aperto il castello? Aperto per adesso, il mese di giugno si apre il fine settimana, da venerdì a domenica dalle 10.30 alle 17.30. Da luglio si spera tutti i giorni. È un museo, ma anche uno spettacolare punto d'osservazione. A destra il Mediterraneo, a sinistra il Bianco Borgo di Marettimo.